Buonasera a tutti, ciao Chris! Ciao! Vorrei dire a tutti quanti sono collegati che Chris appena prima della live era qui che stava cantando una canzone e eh, se vuoi dirla a tutti che questa canzone era che, che diceva una cosa del tipo... La cantiamo dopo! Non sorpresa. sto capendo, non sto, capendo, <ride> non sto sinceramente no, 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 capendo! È una bugia, è, è una bugia! Una bugia. Ah, una sembra... burla. è una burla! Una burla, capito. è una burla! Capito. Come stai, bene? Ah sì, dai, oggi ho avuto il mio bel da fare al lavoro. Il segreto di Pulcinella Kaisen, ovviamente, e, e niente. Mi sentite? Io sento sì, qualche sì. clippo da solo. E eh, però, non... oh, no, no. Ah, no, no, ti sento. Ti sento Tanto ti sento. saluto Ferrarista, la Veve, Claudia, buonasera a tutte quante. Buonasera, buonasera a tutti quanti, quanti, quanti. quanti, quanti asterisco. Questa sera siamo qui per fare una. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh un un ci siamo vedere in Jujutsu Kaisen. Mi potete già sentire ragazzi, l'episodio 5 e 6 sono già online, domani vengo il 7. Sì, sì. Quindi posso già sentire. Sì, cioè chiaramente non vi posso dire che cosa sto doppiando nello specifico in questo momento, è eh, per carità, però posso dirvi Fatevi le vostre idee. Gli episodi 6 e 7 sono. no, 5 e 6 sono già online. Domani andremo nel 7. Quindi, fatevi due cose. Ascolta, Chris, uh, vuoi spiegarci come funziona? Uh, Wu fu fu. Allora, intanto uh, condivido la finestra. Che... Ok, condividici la finestra. Molto, Potete molto giocare semplice. tutti quanti. Allora, tra l'altro, ho scelto... notato. Perché eh, io, questo l'ho creato domenica. Sì? In questi giorni, ho notato che qualcuno, evidentemente, qualcuno che ha cercato un torneo manga. Ci ha giocato? Cioè, sì, sì. Guarda, ci sono state 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone che ci hanno già giocato. Grandissimi. Siamo, stiamo diventando virali. Stiamo diventando sì, virali. Sì. Allora, uh, eh, praticamente... Ti faccio condivisione dello schermo. Dammi un attimo solo. Sì, intanto spiego. Allora, abbiamo selezionato 64 manga, smazza, smazza, picchia, picchia, sì, mena, sì. mena, dove praticamente aggiungo qui dove praticamente mm -hmm. si scontreranno nel torneo tencris gigio il torneo tencris gigio funziona come il torneo Tenkaichi se avete letto dragon ball un classico torneo a eliminazione diretta dove vince il manga migliore nello smazza smazza picchia picchia il sorteggio è casuale casuale quindi, totalmente casuale casuale dovrebbero incontrarsi eh, già il primo turno sì. so, uno un di questi il primo tentativo che ho, dove ho volontariamente letto Jujutsu Kaisen, il migliore è mio, quindi ti garantisco che tutto è estremamente casuale. Tutto casuale, però, sì, eh, però insomma, cioè, ecco, possiamo anche fare più tentativi in modo tale da magari ridistribuire le vittorie. Cioè, Per dire, al primissimo tentativo mi è capitato Akira contro Berserk. Cioè... E eh, vabbè, ci sta, ci sta. Allora, ecco. allo, facciamo una cosa, spieghiamo un attimo. Abbiamo selezionato 64 manga dove ci sono dei combattimenti. È sì. chiaro che qualcosa abbiamo sicuramente sì, saltato. Sì, io ho già notato che un, un paio di manga nello specifico ce li siamo Purtroppo... dimenticati. Ovviamente non starò qua a dire quali. Se non c'è il vostro manga preferito... Non me ne frega un cazzo. Ecco. Esatto, cioè, non, non, non succede. Abbiamo scelto così a caso. Non cioè a caso, più o meno non a caso... Abbiamo, abbiamo seguito state, una certa logica, però, in ecco. Ben, siccome... in, ben, in ben dieci minuti, ce cioè nel senso sì, ci, sì, no, messo... cioè ci siamo messi là, abbiamo pensato. Eh. Però, ecco, ragazzi, siccome, comunque, voglio dire, siamo due persone che hanno altre cose da fare nella vita, se ci siamo dimenticati, appunto, ripeto, il vostro manga preferito, non ve la pigliate a male. Allora, noi facciamo una cosa, siamo in un sistema democratico. Io sì. e Chris ci scontreremo dicendo quale secondo me è il migliore, quale secondo lui è il migliore. Se sì. per entrambi è il migliore, quel manga va avanti. Se invece sì. ci troviamo... siamo una... d'accordo... Votate non è voi. uscito della chat. Esatto, facciamo una cosa sì. del genere. Perché siccome ho considerato che ci sono circa allora 32 turni al primo turno, 16, più 16 che, che fa 48. 48 più 8 che fa 56. Più 4 che fa 60, più 2 che fa 62, 63 62. turni abbiamo sì. due ore, 62, 63 turni. Quel che è. Abbiamo Beh, due ore. Possiamo anche andare un po' più veloce. Possiamo anche fare un segno. All'inizio ci un po'. E... Quindi siete pronti? Allora voglio un sì, check della pronti, chat. ragazzi? Siete pronti? Fate tipo un sì, un no, un non lo so, un qualcosa. Sì, sono futuro, due sì. Eh, no due sì mi piacerebbero, mi piacerebbero due sì. eh, domanda, siamo sul sito? sì, siamo sul sito, ci siamo, ci siamo la veve è pronta, la veve è pronta è carichis, proprio a molla a molla per lei vai, vai, vai per Claudia, ci siamo Quindi, ok, allora partire, torneo prima, aspetta, 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 diamo il via abbiamo una, una trombetta o qualcosa per dare il non via? non ne ho tutto. la più valida idea una trombetta eh, eh, la trombetta, perfetto, ci siamo un attimo solo Sto, eh, stavo chiedendo, ma siamo sul sito? Sì, ti ho detto di sì Ah, non l'avevo sentito, scusami Sì, 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 allora, perché Aspetta, no, leggiamo, perché anche qui è pensato Scontro all'ultimo sangue Per leggere il miglior manga Smazza smazza della storia Tra l'altro non si vede perché è piccolina Ma il presentatore del Tornata in Kaichi Gli ho messo sopra la faccia di Gigio Esatto, 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 c'è anche questa particolarità sì. 64 selezioni saranno scelte Da un pool di 64 candidati Signori, signore maghi e non iniziamo iniziamo This is... no. mortal Kombat! demo uh eh, subito Demon <ride> Slayer contro ragazzi shaman king star comics versus star comics eh... Eh... vai per scegli per prima te vai è tosta sinceramente. È tosta è tosta perché penso, allora doveva essere già un quarto di finale, eh? Sì, sinceramente, cioè, per la comp allora, come posso dire, per il livello di complessità dell'opera sicuramente Shaman King vince fra i due. Ma c'è anche da dire che secondo me Shaman King non ha saputo fermarsi quando avrebbe dovuto fermarsi, cosa che invece riconosco a Demon Slayer. Ok, il tratto. No, preferisco... siamo, siamo qui per votare lo smazza, smazza. Sì. Eh. E a livello di mazzate, pure mazzate, cioè, dobbiamo. Questo deve essere il, il metro di, di considerazione? Dici? Eh, mazz... smazzata smazzata. Bisogna votare quello, Chris. Cioè, quello più, più action, quello più. Mmm. Perché già se cominciamo a parlare di trama e roba del genere finiamo più, ragazzi. Qua. Eh, lo so, però secondo, cioè, se andassimo solo alle mazzate sarebbe molto riduttivo. Allora, io, io riconosco smazza smazza Shaman King, in realtà. Eh, io sono della sua stessa idea, sinceramente, ma per un ah, motivo. Ah, dico, perché perché di i disegni di Demon Slayer sono meno coinvolgenti. Per carità, artisticamente è molto bello, ma mi trovo più coinvolto dall'anime. Però qua stiamo giudicando il manga e Shaman King a livello di smazza smazza come disegni è più più coinvolgente. Sì, eh, su me Shaman King è... Sono d'accordo, allora. quindi, quindi Shaman Quindi già un eliminato tosto, ragazzi, quindi vince Shaman King. Secondo turno. Chainsaw Man contro, contro Ser Moon. Moon. <ride> e... Eh. Eh. stesso discorso eh la Lavev, cosa diresti tu, La Lavev? Cosa diresti? Ciao Usagi. Eh, mi sa che qui abbiamo già il secondo eliminato di livello, eh? Non so. Vecchio, dopo questo vado. Buonanotte. <ride> io dico... Sai cosa ti dico, Chris? Sì? Io ti dico Sailor Moon... Io invece ti dico Chainsaw Man. Ok, allora io dico che vota il pubblico, quindi aperto il televoto vediamo chi prende più voti tra Chainsaw Man e Sailor Moon 3-2-1. Via, cosa votate ragazzi? Vediamo cosa volete mandare avanti ai sedicesimi. Nessuno vota? Sailor Moon 1-0. Sailor Moon 2-0 non ho letto men 2 a 1 Sailor Moon 3 a 1 per Sailor Moon io, io, stengo, io stengo. mi scannano raga votate una. votate, ma non per, non per Censomen in Chainsaw generale ma 3 votate a 1, cioè, non, non 3 problemi. a 1 per Sailor Moon ancora 10 secondi 10, 9, 8 7, 6 5, 4 3 2 1 Censo mentre a 2. Ma eh, è finito il tempo, ragazzi. Passano i... Guerriere Sailor. Eh. Ah, primo colpo di scena. Figa. Eh, allora, però, ragazzi, vabbè, a livello io... di manga, se la batte per certi versi. A livello di mazzate, no. Allora, io ho adorato Beastars. Chi ha seguito le mie live lo sa che io l'ho sempre consigliato perché secondo me è un gran bel manga. Però ragazzi, qui non c'è... L'unica cosa che possiamo mettere sullo stesso piano è il BE iniziale del titolo. Io voto per Berserk. E anche io. Eh dai ragazzi, dai dai dai. Ah, dai, dai. dai dai dai, questo è stato molto facile. Oh. 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 Il nuovo Star Comics contro Star Comics. Ah. Ah. Devo dire che a livello di mazzate se la contendono bene questi due titoli perché comunque ferite si può dire tutto ma non che manchino le mazzate e comunque anche i bei disegni, il dinamismo di questi disegni. Eh, eh, qui è veramente molto molto molto, molto duro, molto equilibrata. Ragione, io lo so, Chris. Tu cosa diresti? Eh, sono combattuto perché Fairy Tail eh, è stato uno dei... Non mi vergogno ad ammettere che è stato uno dei manga della mia preadolescenza e adolescenza. Perché ti da... Da un certo punto di vista oh, è, usciva in quel periodo, lo leggevo in quel periodo, mi piaceva in quel periodo. Non ho niente. Ma certo, ma certo. Ah no, certo. che no. no, no eh. chi ha sempre chi ha seguito le mie live, io sono sempre stato un buon fan di Hiro Mashima. Ne ho parlato anche ma, con Cristian Posocco. Ma, 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 ma infatti, sono... Gigio, io non ironicamente, uno dei motivi per cui vengo a Lucca è perché c'è lui, non sto scherzando. Cioè, no, ma io so, sinceramente, io sono con Cristian Posocco, cioè una, una volta parlando con lui dice Non riesco a capire tutto questo astio verso Hiroshima, cioè è un autore ma mai, onesto, un autore che secondo me fa delle storie per che... intrattenimento, eh, ma, ma perché per Dio non maschino. stiamo parlando di Dragon Ball, non stiamo parlando di One Piece, stiamo parlando di Fairy Tail. stiamo parlando di Rave, due belle avventure, molto, molto fantasy, che a, me, che a me non sono dispiaciute né una né l'altra. Poi c'è anche Eden Zero, che per esempio, ecco, quello che mi è piaciuto meno però io Fairy Tail e Rave the Groove Adventure sono due letture che consiglio. Poi eh, non riesco a capire perché ogni tanto qualcuno deve dire non mi vergogna a dire che cioè nel senso mi sembrano mi sembra, mi sembra due cioè ci sono dei titoli assai 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 peggiori di Fairy Tail, ma molto, ma molto <ride> non lo dirò qua in live, ma per una okay. pura correttezza. Allora, siamo equilibrati e io devo essere sincero io voto per Dragon Die per un motivo. Perché è un manga con il cuore. E perché io amo molto di più la semplicità di, dei, dei combattimenti di Dragon Die rispetto a quelli iper carichi di uh, trovate fantasy fantascientifiche di, di, di fairy tale. Per cui io voto Dragon Die e lascio a te il, il pareggio o l'avanzata del turno. Eh. Eh. Chris? Sto pensando. <ride> Perché appunto Fairy Tail mm, è stato appunto uno dei manga della mia infanzia, però, c'è cioè, infanzia preadolescenza adolescenza. Facciamo Dragon Quest ce l'ho veramente nel cuore anche a livello videoludico. Quindi eh... Siccome non me, la, non me la sento veramente di scegliere, dico fairy Tail per rimandare la palla al pubblico. Palla al pubblico, ragazzi! Tra 3, 2, 1 potete votare chi mandare avanti tra fairy Tail e dragon. Dai. Abbiamo, vediamo, vediamo, cosa arriva, vediamo cosa arriva, ragazzi. Dai 1-0, dai 2-0. 2-0 per Dai, ragazzi. Dai 3-0. Dai 4 a 0, uh, plebiscito per Dragon Dai. Direi che la chat 5 a 0. 5 a 1, Sayukiden vota per Ferite, cerca di farla rimonta. Diamo gli ultimi 10 secondi: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E vabbè, ha vinto Dragon Dai. Quindi il piccolo Dai va avanti. Siamo al Mi quarto. Mi piace Kay Tail, però. Detail. Se la vedi. Ah, Se la eh, ma, ma, ma sono tutti scontroni. Porca puttana. Sono tutti scontroni. Porca troia. <ride> cioè, qua. Tra l'altro, è letteralmente star, sempre Star Comics contro Star Comics. Eh, sì. per intanto sì. Per intanto si stanno un po' giocando loro due. Cazzo. Però, vabbè, questo è... va anche detto che. Spesso e volentieri, molti molti dei grandi manga. Anche eh, per una mera fatto di storicità e sì, più tempo che sì. esiste. Ci Ma sono manga di tutti, ci sono manga di tutti gli editori. Che già il sorteggio è sì. casuale. Quindi ci può. Allora Claymore e Villan Saga. Eh, dico io, secondo me, a livello. Eh, a livello di combattimenti, quelli di Claymore sono stati veramente una cosa. Eccezionale. Villain Saga sono molto belli, però c'è anche da dire che strada facendo, strada facendo, uh, si è più concentrato verso lo slice of life che verso i combattimenti. Io non ho, non ho sinceramente grossi dubbi nel votare Claymore. Se dobbiamo considerare le mazzate, si. Smazza, sì. smazza. Se dobbiamo considerare le mazzate, si. Sì. Però, porca troia, c'è Villan Saga dall'altro lato. Eh, lo so, ma io sto cercando di tenere cuore. Eh... Cioè, sto cercando di tenere fuori il concetto del manga e concentrarmi proprio sui combattimenti. Cioè, sulla figaggine dei combattimenti. Alla fine, per votare, è il miglior smazza-smazza della storia. Più che uh, votare il manga che, non so, rappresenta un genere che ha una storyline personaggi eccetera cioè sto concentrando proprio sullo smazza smazza quindi io ripeto voto claymore a mano in cuore perché chiaramente villansaga lo odoro ma qui e... no io devo... devo bloccarti Giulio, mi dispiace no voto pubblico questo. voto villansaga voto villansaga quindi pubblico anche per il quinto turno vota il pubblico tra 3 2 1 vai Pubblico, aiutateci. Votate Villan Saga o Claymore. Claymore con una fitta colossale al cuore 1-0 per Claymore. Vediamo un po' se arrivano altri voti. Villan Saga 1-1. Combattutissima, ragazzi. 1-1. Se per le legnate, Claymore avrei votato Villan Sagaia, ma per le legnate stiamo parlando quindi di Claymore 2 a 1. Claymore 2 a 1. Sì, raga, eh, però rendeteli chiari i voti per favore. Ferrerista, eh, credo di aver no. capito che tu voti Claymore, però è un po' borderline. No, a me scritto, è chiarissimo adesso. Non cercare di portare acqua al tuo mulino. No, 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 eh. non lo voglio portare. Solo sto <ride> chiedendo agli altri di essere più chiari. <ride> ne, nelle Non abbiamo altri voti, tutto. ragazzi. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Guarda, ti lascio anche un secondo. Extra, Chris. No, il pareggio. No, 3 a 1: 3 a 1 per Claymore. La veva sancisce la vittoria di Claymore. E Villan Saga ci saluta. Comunque, insieme a, Sailor insieme a Demon Slayer a Fairy Tail, insomma. Claymore, Chris. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Ah. Eh, Questo è uno scontro che era capitato ragazzi. anche nel. Allora, posso dire la mia? Dì la tua. Tra. Mazzate disegnate male e mazzate disegnate bene, scelgo le mazzate disegnate bene, quindi Fireforce. Capisci niente, io voto assolutamente il manga più epico della storia, nel vero senso della parola, a livello di mitologia, il manga più epico della storia, voto Sensei e i Cavalieri dello Zodiaco. Dai ragazzi, ma quali mazzate, mazzate, manga top per le mazzate. 1 a 1, quindi vota di nuovo il pubblico. Io e Chris stasera siamo assolutamente in disaccordo. Votate ragazze, ragazzi 3 2 1, via. Ma dai, 2 a 0 per Fire Force. Sensei a 2 a 1. Dai, Sensei a 2 a 2. Remontata, cavalieri, 3 a 2. 3 ragazzi. pari. 3 pari, siamo 3 pari. Siamo tre pari, ragazzi. Pensate alla mitologia. Pensate, a... ma dai, lei clot, palese, fai fatta. Che delusione che siete stasera. No, so, potete. Diamo 10 secondi finali, dai, 10 secondi, 10 secondi. 10 9 8 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, adesso entro dentro, Io voto. <ride> Va bene, ragazzi. Vince Fire Force. Per me, questo è proprio dei, dei sei turni il più assurdo che ho visto. Beh, dai, uh. Ken Guerriero versus Sakamoto Days, abbiamo due generazioni con. Vabbè, ragazzi, scusate, posso votare direttamente Ken Guerriero invece, invece del letteralmente il manga più brutto che abbiamo letto negli ultimi dieci anni. No, Sakamoto Days non ti è piaciuto. Mm, posso dire che. No, no, a me diverte. A me diverte. Divertente Sakamoto Days. Boh, mi piace. Però, speriamo di mazzate, tra sette secondi morirai. Rimane, oh my, oh my, oh my, oh my ci siamo? siamo... Sei d'accordo, Chris? Kenny Guerriero? C'è veramente bisogno di dirlo? Kenny Guerriero passa il turno, il settimo. Sì, ma mi sto già pensando ai prossimi scontri. Oh. Boh. Uh... Jujutsu Kaisen verso Kaiju 8. Siccome so cosa voterà Chris, io voto già a prescindere dai Kaiju 8. Fottiti, io voto Jujutsu Kaisen. <ride> e lo avrei votato, e lo, cioè, lo avrei votato ser lo voto seriamente. Eh? Cioè, Anche io voto seriamente. No, no, cioè, per dire, non è che lo voto per ripicca <ride> Vabbè raga, dai diamo, diamo su questi due titoli conosciutissimi dell'ultima dell generazione diamo potere al pubblico 3, 2, 1 votate tra Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man come manga più Chainsaw smazza Man. smazza in assoluto 1-0 per Jujutsu, Jujutsu. Jujutsu Kaisen ah, però è stato solo 1-0 per intanto eh Solo 1-0 per Jujutsu Kaisen? Guarda, non lo vota più niente, non lo vota nessuno. No, 2-0. 2-0, 3-0. Ma dove è 3-0? Io ah, vedo è... Jujutsu ah, senza se, senza ma. Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen. Sono 4. io direi che per... Plebiscito... Ah no, perché la VEV non l'avevo considerata perché aveva votato prima, in teoria. Però va bene, va bene, Beh, va bene, va bene. Ragazzi... Dai, non faccio neanche la, il countdown finale. Io avevo cercato di, di, di salvare Kaiju Aid, ma ci sta Jujutsu Kaisen. Comprendo, capisco, quindi... Va bene, ragazzi, va bene. Jujutsu Kaisen. Amore mio. Oh. Eh. Oh. 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 Due manga molto diversi, eh. Più che altro, ecco due modi di intendere le mazzate fuori. Eh, esattamente esattamente, hai proprio ragione. Eh, allora io, se guardo all'originalità della cosa, Pokémon è unico, è un po' unico nel suo genere. Cioè, nel senso che alla fine. Sì. One Piece, ovviamente, come fai a dire no a One Piece? Io Yo... sinceramente a malincuore, perché Pokémon l'avrei mandato un po' più avanti. Però voto One Piece. Eh, eh Chris. Se penso all'intrattenimento delle mazzate, sinceramente Pokémon... Che altro? Ecco, cioè, allora... Cioè, qua non stiamo giudicando l'opera. Qua stiamo giudicando le mazzate e le mazzate di One Piece sono tanta roba, poco da dire. Sì. Però cioè, Pokémon ha creato un modo proprio di intendere le mazzate, letteralmente. Cioè, non so come dirlo, eh, cioè, è anche molto derivativo di cose come Jojo. Cioè, ragazzi, i battimenti tra tende di Jojo sono quello che ha ispirato con Pokémon gli allenatori non si enano, fanno una gara con le strategie mandando in campo esserini che combattono per loro quindi guarda, eh, rimando il voto al pubblico ma solo perché voglio che sia, perché alla fine è una live con loro e voglio che siano loro a scegliere in caso di, uh, di ma andiamo a ballottaggio addirittura a un mostro sacro sì, 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 per però per dire, cioè sono totalmente d'accordo con te nel dire che le mazzate di One Piece sono superlative. Allora, 3-2-1, ragazzi. Forse abbiamo trovato il manga che può scansare One Piece. Lo facevo quasi in finale, lo facevo, vedevo papabile vincitore. One Piece 1-0. One Piece 1-0, pubblico, votate tra One Piece e Pokémon. One Piece 2-0. One Piece 3-0. Ah, assolutamente ci e... Diciamo no, che ragazze, non è che c'è molto da me... dire secondo me, Pokémon 3 a 1. Diciamo che in ogni caso, Pokémon uscirebbe a testa alta, perché non so quanti riusciranno a contendersi la vittoria con One Piece, non sono poi tanti eh. One Piece, dai, non facciamo neanche il countdown finale complimenti a Pokémon, esce a testa alta un po' come gli interisti da Istanbul, incredibile Sì, sì, soprattutto come i milanisti due settimane fa anche Non ho visto, visto trofei, non ho visto trofei Comunque, andiamo avanti Minuyasha sì, solo... vs Spy... Spy Family, Family. Eh. Guardate allora, Per me, no. allora, per me il manga a sinistra, lo sanno tutti, per me è da cancellare, sinceramente però se ti sente Rossella ti uccide Rossella lo sa, non preoccuparti ragazzi lo sa lo sa <ride> abbiamo anche già discusso, figurati io, io sinceramente in Uyasha l'ho apprezzato tanto che altro, ecco, posso proporre una cosa ragazzi, se avete piacere, esternatelo di già il vostro parere così magari, cioè, se vedete me e Gigio parlare dite la vostra, così non, non perdiamo neanche eh, la ma potenza ma ci influenzano, ci influenzano perché loro sono i, i, i veri influencer no, ok, eh... ritifico, ragazzi, mi, mi rimangio quello che ho detto diciamo posso, posso sicuro come la PGC si è, si è rimangiata la sentenza sulla Juve dell'anno scorso no, nel senso. Io, io, porto, io porto grande rispetto per Inuyasha perché a me non, non dispiace come manga però devo essere sincero che i combattimenti sono piuttosto statici no? nel senso non, non mi hanno mai fatto impazzire nel manga e invece apprezzo tantissimo Spy Family proprio per il dinamismo dei combattimenti, cioè se voi vi addentrate nelle scene d'azione di Spy Family vi divertite. Uh... Però boh, io voto Spy Family. E anche io voto Spy Family, sinceramente. Dai, dai, so sono d'accordo. Onest... Ma questo. sono onesto, cioè sono onesto, a me no, non piace, certo, piace. Certo, 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 non, certo, certo. non ho molto da dire. Quindi siamo a 10 su 32, 10 passano ai sedicesimi. Eh. Uh... Eh. Eh. Allora io adesso qui farò una cattiveria gratuita e voto a prescindere da Dan vai a cagare oh! <ride> <ride> no raga non ho molto voto da dire a prescindere da Dan perché proprio mia, la turbo nonna mi ha divertito no ragazzi eh, non scherziamo l'attacco dei giganti quindi, dai sul serio da Dan per me Chris per te L'attacco dei giganti, mi sembra, mi sembra ovvio. L'attacco dei giganti. Quindi, ragazzi, votate. Alberto ci ha votato. 1-0 per Dandadan. Da ragazzi, Dan. non, non ci -0 provate 0 -0 nemmeno. 1-0 per Dandadan. Dan. Ragazzi, non ci provate nemmeno. Siamo 3-0. 4-0 per Dandadan. Dan. Ma siete scemi? 4-0 per Dandadan, Dan. ragazzi. 4-0 per Dandadan. Dan Dan. no. Attenzione. Attacco dei giganti. 4-1. Veramente. Ma veramente sì, Dandadana è un capolavoro. Vabbè, cagare. No, beh, poi come trama, per l'amor di Dio. Attacco dei giganti tutta la vita. Però Dandadana, i combattimenti, ragazzi, ci si diverte un po'. 4 a 2. Guarda, Dai, raga, votate, votate. Votare. Guarda, che chiama tutti i suoi amici a votare. 10, Dai. 9, 8, 7, 6. Cinque, quattro, tre, <ride> due, uno, sì! Da da sono corretto, quindi non abuso del potere, però posso... No, non dirmi. puoi abusare del potere. No, no, appunto, eh, ragazz... sono corretto e non abuso del potere. Grandissimo, però dico... Vera... Dan dan però dico... Drones... Giri giganti Germans Dico letteralmente che non capite un cazzo, <ride> ci siamo. Gt uh! GTO contro Noritaka. Allora, qua sarò onesto: non mi fa impazzire. GTO, e non ho mai letto Noritaka, quindi ti lascio scegliere. Beh, puoi scegliere comunque un po' a prescindere, un po' a, a simpatia. Non l'ho letto Noritaka ripeto: GTO non mi fa impazzire, l'ho droppato molto prima della fine. Quindi, cioè, non mi sentirei corretto a scegliere. Allora, io sono son sincero. Allora, è vero che abbiamo messo Noritaka e non ricordo se abbiamo messo Rocky Joe, L'abbiamo messo Rockyjo. Rocky ah, l'abbiamo messo Rocky Joe, quindi arriverà anche Rocky Joe. Uh, se parliamo proprio di combattimenti in sé. GTO è un, un antenato di Tokyo Revengers, c'è cioè botte da strada. Non abbiamo messo Worst, che è un manga che le botte da strada proprio le insegnava. Uh, GTO, però, io lo ricordo più per altro che per questioni legate al, uh, ai combattimenti Noritaka potrebbe essere la quota sacrificale che tutti quanti vorranno pescare nel prossimo turno, c'è la squadra Materasso. Però Noritaka è divertente, io voto Noritaga, Quindi facciamo diciamo una cosa al posto mio vota il pubblico. Che ne dici? Al posto tuo vota il pubblico, vediamo chi vota. Il Se c'è un pareggio poi ci inventiamo qualcos'altro. Altrimenti, vediamo. vediamo. Dai, sai, io, Dai, non, ragazzi, cioè, io non, 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 no, non no, mi dà. sento a posto nello nel scegliere fare un manga che non ho letto e un manga che ho droppato. No, no, beh, della... certo, certo. Capisco, capisco. Mi sa che sono pochi quelli che hanno letto queste due opere. Cioè, GTO se ne sente tantissimo parlare, ma essendo molto confuso nelle nel, nell edizioni perché c'è GTO. Beh. Shenan no, ah, non, non, non è che l'ho offeso, ho detto che non mi ha entusiasmato. L'ho droppato prima alla eh, fine. Voglio GTO, dire... eh, Alberto ha fatto il mio stesso ragionamento: cioè, GTO è difficile considerarlo un <ride> sì, mangione, non rimasciare. si può tanto considerare un mangione, no, ma più che, altro, più che altro è proprio GTO. Perché se tu prendi il pre quello che è, allora è un altro discorso. Ma GTO è scritto. Se non sono i gumi, Gumi. Gumi, la banda dell'amore puro di Shonan. Ah, ah non ci, sono ho salutato l'altro scatto da girare. No, no, vabbè, sì. Sono, ricendo, sono, Penso che che sono le similitudini botte... finiscano che parlano di Bosso cioè Iniziano e finiscono lì. Le, le, le similitudini e sono mazzate da strada, è quello che non mi è che GTO parli sono... così tanto. Non, non di sono Bozo mazzate Zoku. fantascientifiche sì. alla fairy tale o alla One Piece. Sono sì, botte cioè... più realistiche, proprio da sta... proprio pugni sul muso. Cioè, appunto, di... poi va appunto GTO. Non è che parli così tanto di, di, di Bosso Gioco. Ma no, più, in è realtà più, non sono gumi più... che parlo di Bosso Gioco. Sì, è più uno scolastico uno scolastico parla molto di più di bullismo vabbè comunque diciamo che vince lo ritaca dai non ha votato nessuno perché nessuno come immaginavo vabbè, ci può stare alla fine sì 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 Noritaka, il re della distruzione gans cioè, che accostamento è questo ragazzi ci cioè, stiamo parlando di un mezzo noir ecci uh, d'azione con uh, le carte. Le, le, le maghette. Le maghette, eccetera, eccetera. Io, eh, io voto Ganz perché a me Guns, io Ganz è proprio manga iper 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 appassionante da quel punto di vista. E guarda, ti dirò: cioè, lo voto anch'io perché, sinceramente, è più calzante con il tema, sono è più mazzate. È più mazzate, dai, cioè. Pur avendo sì, sì. pure avendo un ottimo manga, insomma, ah, cioè, qua ragazzi, questa Vabbè, qua è per quanto mi riguarda è, 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 è caporetto. Sinceramente, eh. è caporetto per me. Tu cosa voteresti? Gundam, Gundam, O Gundam, tecnicamente, Gundam perché sarebbe pistola e diga mettete che... una parola composta eh... ma eh, anche per un motivo Cioè, se dobbiamo paragonare le mazzate cioè ragazzi le mazzate di Marshall a parte i pugni che tira Marshall sono, eh, sono mazzate meme letteralmente con tutto il rispetto ma Marshall non mi ha mai fatto ridere neanche per sbaglio no beh mi è divertito mi diverte un po' sì, se hai il... chiaramente, pur essendo chiaramente una, un chiarissimo Omaggio a tante altre opere. Vabbè, Harry, uh, po Harry Potter, quei pizze praticamente. Ma sì, certo, 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 certo. certo. Io, oh, vabbè, dai ragazzi, voto anch'io Gundam. Gundam Dai, facciamo i seri. Eh. tra l'altro ci vorrebbe una buona riedizione reediz sì, di Gumbo Porca puttana! No! Porca puttana! Mi dissocio! Avevo messo Ushio e Tora apposta perché dico vorrei che andasse avanti, vaffanculo! Porca puttana! Dragon Ball contro Ushio e Tora! No! Porca No, ragazzi, tira. no, no, no. Io ve lo dico, io qua per per decidere il mio voto faccio un testo a croce fai un testo a croce non ce la posso proprio fare allora facciamo una cosa facciamo una cosa. io voto uscetora che così tu puoi votare no aspetta aspetta aspetta. aspetta, dimmi cosa vuoi di te eh no faccio un testo a croce per votare fai, fai testo a croce, ah, aspetta, testo croce. È testa dragon ball croce uscetora okay. eh, mi metto full screen così si vede meglio Sì. ah no mi devi mettere tu full screen perché io non ho poteri in questo momento Eh, non riesco cioè non so eh, Gigio, devi cliccare su di me e mettermi full screen ecco bravo eh, Si, si vede. vede, non si vede, si vede ok ora. così si vede testa e Dragon Ball e croce scettore ah no devo cliccare su lancio di nuovo. adesso ti arriva una notifica di qualche gruppo pornazzo testa testa Dragon, Dragon Ball. Ball quindi scegli di nuovo il pubblico quindi sceglie di nuovo il pubblico. No, raga, è che non ce la faccio proprio, davvero, scusatemi. Datemi del debole, del demo cristiano, quello che fare. Ah, grazie gli 5, yens Ciao, Allora, io voto. Usce Tora, decide il pubblico, ragazzi. 3, 2, 1. Vota il pubblico, il miglior manga. Smazza, smazza. Tra Dragon Ball e usce Tora. Dragon Ball, usce Tora 1-1, ragazzi. Siamo 1-1. 1-1. Votate, ragazzi, votate, allora, votate, se votate. dobbiamo votate, considerare votate, le mazzate, cioè, eh, le mazzate non ci cioè, Siamo veramente al finish. Siamo 3 a 1, 3 a 2. Allora, uscite Dragon Ball 3 a 2, 3, 3 a 3. Pari. 3 a 3, attenzione, dopo attacco dei giganti, potrebbe uscire un altro mostro sacro. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre. Due siamo pari, eh, cioè Gigio. Eh. Siamo pari, ragazzi, siamo pari tre, due, uno. E Gigio, facciamo. Beh, sì Dragon Ball! direi di no. Direi di no. Facciamo, facciamo anche in questo caso. Guarda, è arrivato sì. Zircone. Guarda, Ball. lo ha buono solo perché siamo ancora in una situazione. No, veramente, eravamo assolutamente in stand by. qua io avrei proposto mammina. un altro coin flip. Sinceramente, va avanti. Dragon Ball, ragazzi, va avanti. Ecco, Dragon Ball, facciamo così. Se capita di nuovo un'altra situazione del genere, testa o, Test o croce, mi sembra, mi o sembra croce. corretto. Sì, 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 sì. Dragon, Ball. Dragon Ball Assassination Classroom contro Cannibal. No. <ride> Guarda, lascio scegliere a te. In che senso? No, scegli te per primo. Non mi puoi chiedere di non votare Assassination Classroom. Devo essere sincero e se dovessimo considerare le mazzate. Uh, devi votare per forza Assassination Classroom per, per forza. E per allora forza. lo mandiamo avanti? Lo mandiamo avanti. Anche se a me mi fa cagare. Oh! Detto come ho detto. Eh, anche qua. Dragon cioè, qua le... abbiamo messo Astroboia e. L'emblema di Dragon Quest. Tra l'altro qua ho cambiato l'immagine perché l'altra era veramente. Cioè, Una era così, e l'altra era così, ok, 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 e qua è più o meno lo stesso discorso: uno è mazzate potenti e l'altro circa, e sì. l'altro più che altro, si. Sì, riconosce l'aspetto storico, culturale, però parlare di mazzate con Astro Boy e Sono d'accordo con te. E... Io voto l'emblema di Roto e anch'io. Tra l'altro, a me piace tantissimo l'emblema di Roto. Bellissimo, sì. Cioè, ripeto, ragazzi, io amo Dragon Quest. Ma amo Dragon Quest. Avere passato Dragon Dai? Sì, sì, dovremmo averlo mandato avanti. Credo. Bella sfida tra loro due. Eh, vabbè, dai, ragazzi. Vabbè, qua non è che sono eh, però. Da attenzione dire. perché qui parliamo di mazzate. Eh. Senti, eh, allora, <ride> allora. Allora, proprio perché parliamo di mazzate, io direi oh. che non c'è molto su cui discutere. Mm. Perché allora quindi per tu, dirti. Quindi tu voti. To allora, no, ti faccio un discorso: se Tokyo Revengers se si fosse trovato accanto un altro manga un po' meno mazzatoso, ti poteva anche dare ragione. No, dai, raga, non, non, non c'è da scherzare, Rocky Joe, tutta okay. la vita. E allora io voto Tokyo Revengers. Se Stronzo, andiamo, allora. andiamo, vediamo, vediamo. Che Stronzo, allora. allora abbiamo già un 1-0 di Tokyo Revengers. Mazzate in generale, ragazzi. Mazzate in generale. 1-0 per Tokyo Revengers. Eh. Eh. Dai, dai. Eh. Rocky, Rocky Joe, 1-1. Rocky Joe, 2-1. Rocky, Rocky Joe, 3-1. Rocky Joe, 4-1. 1 vabbè. Eh, Capotto. Aspettiamo ancora un attimino, però... Però non mi sembra non mi capire di capire che. Anche qua. Vabbè, Rocky fa niente uno. da togliere a, alle mazzate. No, di, no di Tokyo però, no. però dall'altro era, era, diciamo... era giusto, comunque, rendere a Tokyo Revengers il fatto che se parliamo sì. di mazzate, comunque non puoi dire che sì, manchi Chi Si difende strabbene, però dall'altro lato abbiamo Tetsuya Chiba. Ok, vai. Naruto Mob Psycho 100. Eh, non, dico, io adoro... non dico niente tranne il voto Mob 100 io adoro troppo Naruto per non dire Naruto raga votate eh, che vi devo dire ah, si va al ballottaggio eh, Gigi io ho Mob votate 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 Naruto eh, io ho voto mob, ma, ma sinceramente Naruto 2 mob. a 0 Naruto 3 a 0 Naruto 4 a 0 che vabbè vi ho perso un odio, po' di, di tempo vi odio naruto 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 passa il turno naruto e eh beh death, death not versus the promise the promise Man. Man. guarda, allora è, è perfetto perché sono mazzate dello stesso tipo ideologiche quindi, qua direi di votare il manga migliore. Quindi, Death Note. Io, però, in Death Note di mazzate ne ho proprio viste zero. Eh, ma sento. anche in The Promise Neverland, dove le vedi le mazzate? Eh, però c'è un po' più la componente. Ok, sì, per carità, c'è l'arco di Goldie Pond, d'accordo. Dai, facciamo votare al pubblico. Allora, io dico The Promise Neverland. E eh, Io dico Death Note, no, raga. Ok, poi scongiuro, non, non mandiamo avanti la mia più grande delusione manga. Death Note 1 a 0. Death Note 2 a 0. Non ironicamente, The Promise Neverland è la mia più grande delusione mangale. Death, Death, Death Note a 3 a 0. Bravo. Facciamo ragazzi. che chi arriva per primo al 4 in ogni caso di votazione passa al turno. Beh no, perché prima c'è stato un 4 a 4, eh? quindi... Eh, però, eh, vabbè. Poteva essere un... Sì, dai, 3 a 0. Death Note. Ci sono altri votanti? non mi sembra via dai ragazzi allora passa il turno dead note giusto così per me è veramente difficile. no io lo mando a ballottaggio uh, ah, ah. <ride> anche qua De anche qua. Man, grande uomo diavolo io pensavo più a dare da dare da dare allora io qui faccio, la faccio la componente antica e voto Devilman. Eh però. Le Oricosci. Tutti, ma... tutti sanno che io non sono un grandissimo estimatore di Mairo Accademia. Ragà, eh, io non, non, non ce la faccio a, a mandare al macero Myero Accademia in questo okay, modo. Ok, quindi si va al ballottaggio, ragazzi. Ma, ma perché, ma... ragazzi, ma. Ma si le tavole di Oricosci, ma una roba tipo lo United States of Smash, ma quando via. mai l'abbiamo vista? Si, si vota, si vota, ragazzi. Votate dal pubblico che volete avanti tra Mairo Academia e Tra Devilman. Vediamo, eh, sono indecisi anche Devil loro. Devilman Devil 2-0, Devilman Devil Devil Mairo Academia 3-1. Che più che mazzate, sono squartamenti, ma va benissimo. Ma Albrecht ha perfettamente senso a quello che dici. 3 a 1 per. Non è che uh, voto Accademia perché non mi piace Devilman, voto Miro Accademia perché penso che sia giusto che venga riconosciuta la bravura di Oricosci. Ci sta provando, ci sta provando fino alla fine, Chris, dopo che gli hanno eliminato l'attacco dei giganti. Sono incazzato è... nero per quello, dico veramente. Madan, veramente Madan, che smacco, ragazzi. Che manca, Va bene, passa il turno Devilman. Spero con calma lo eh, so ragazzi, ma siamo a, 21 su 30, siamo a 21 su 60 ed è passata un'ora. La difficoltà sarà ancora più difficile, quindi... Sì, figa, è vero. Devilman. Devilman, va bene. E eh, vabbè, io qui l'ho messo io volutamente 3 per 3 occhi, proprio per citarlo e per invitarvi a leggere questo bellissimo manga di cui spero sempre una riedizione, mm -hmm. però sinceramente Kenshin e Sono d'accordo con te. Tra l'altro ragazzi, ecco, cosa importante, il manga ufficialmente ora si chiama Ruroni Kenshin, non più Kenshin Samurai Vagabondo. Starci ha tenuto a, a rifare questo titolo, quindi penso che sia una, anche una, una questione di rispetto nei suoi confronti, chiamarlo in questo modo. Per quindi lo chiamiamo Kenshin. Kenshin. Ruroni Kenshin. <ride> Kenshin. Shamo o Atelier of WeChat? Non ho letto nessuno dei due, perciò Gigio. E se parliamo di Smazza Smazza, ragazzi, Shamo è di un'altra categoria, cioè proprio altra categoria. Proprio altissima categoria. Anche qui, Atelier of WeChat, citato più che altro per invitarvi anche in come tre per tre occhi a leggere ah beh, già, questo manga e non soffermarsi su quello che può essere il giudizio. Sì. Di base, le maghette Harry Potter o cose del genere. Ci cioè, stiamo parlando di un manga estremamente duro, violento, drammatico, horror, e cupo avvincente bellissimo anche atelier, però è un'altra cosa, quindi siamo sia, dai, siamo sia. Lady snowblood mm -hmm. contro la Cris, a dire cazzo. Chris. Dimmi. Chris, due protagoniste femminili fortissime. Siamo fatti apposta questi sorteggi. Oh, eh... io non ho fatto niente. Io non ho fatto nulla. Io. E eh, io non posso non votare per il mio amico Kamimura. E io mi sa che ti seguo anche Ma se Mosca mora... Manico. Facciamo passare il turno a Lady, ma per un motivo. Allora, ehm, per quanto Alita sia meraviglioso, ma veramente meraviglioso, penso che Lady Snowblood, che io ho letto dopo aver visto Kill Bill, perché da bravo fan di Tarantino, ovviamente sono andato ad approfondire che cosa lo ha ispirato. Penso non ironicamente che Lady Snowblood sia una delle storie, proprio una delle storie più belle che io abbia mai avuto il piacere di avere esperienza in ogni sua forma. Perfetto. Eh, allora mandiamo avanti Snowblood, promuoviamo un sommo rammarico, cioè ragazzi, cioè, non ce la faccio a mandarlo neanche al barotto. Qui ragazzi abbiamo Kazuo Koike più Kazuo Kamemora, cioè ragazzi, abbiamo non cioè, plus Cazzarola. Vai, vai. cazzarola. Lady Snowblood tra i 32 milioni. Vabbè, eh... dai, non devi neanche farmela vedere questa. No, direi proprio di no. Con, con tutto che a me è piaciuto sempre tanto a Kamika Kill, ma non c'è proprio. Ma sì, ma amore non c'è proprio no. partita. Dai dai, 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 dai. Porca troia, oh! anche qui. Ma okay, fermati un attimo, ragazzo. Ragazzaccio, che già anche prima, uh, oh, anche qui non facciamo niente. Cioè, qui stiamo parlando di combattimenti, eh. Eh, sì. Vedi già Alberto si sta già a ah, combattimenti, un manga destinato unicamente ai combattimenti che sta appassionando il Giappone da oltre 70 volumi, Secondo me è capolavoro incredibile perché Kingdom per me è un capolavoro con la C maiuscola, chiaramente di fronte a un mostro sacro come Akira. Io, sinceramente, Chris, uh, manderei al pubblico. Sono d'accordo con te. Cioè, quindi tu voti Kingdom, io voto Akira. Yes. Allora, cioè, abbiamo... alla, fine, cioè, alla fine, anche senza accordarci, sarebbe andata così, te lo dico. Sì. Eh, perché... Siamo 1 a 1 perché Iato ha votato Akira e Alberto ha votato Kingdom. Akira hai già votato. Iato aveva Yato. Uh, sì, già votato. Anche qui se per i suoi combattimenti Kingdom. 2 a 1. Eh. Eh, 3 a 1 che... Chris è stereofatto, ragazzi è no, ma è lo... in realtà lo accetto senza problemi no Kingdom non so se l'hai mai letto sì, sì, però, certo certo, Cigio, di... certo dal punto di vista dei combattimenti è qualcosa di fenomenale sì, io, certo e io sono totalmente io quoto ogni parola che tu hai detto sono totalmente d'accordo però dall'altro lato poi già se parliamo dammi... di storia stiamo parlando sì, però di però dall'altro lato abbiamo uno dei miei manga preferiti eh, cioè, non è che ma anche il mio c'è cioè nel senso alla fine Akira però se parliamo di smazza smazza picchia picchia sì, sono d'accordo però... i, i forconi che volano di kingdom Secondo me sono vabbè, cioè Gigio. Te lo dico. Io sono ti ricordo che io sono anche un appassionato di storia. Quindi cioè... Sì, cioè, stiamo parlando della guerra dei 500 anni. che Sappiamo tutti come finirà, visto che sono in un quasi 2 miliardi, 2 miliardi di persone, <ride> vabbè, ragazzi, eh, diciamo che passa il turno. Kingdom, a sorpresa! Kingdom! Vabbè. Possiamo... Che bella sfida! No, che bella sfida! Un cazzo, non c'è molto da dire. Che qua. bella sfida, ragazzi. Allora, non c'è molto da dire, ragazzi. Io so che Chris vota le bizzarre avventure di Jojo. Quindi, per una volta, voglio essere amico di Chris. E voto anch'io le bizzarre avventure di gioco. Oh, no, meno male, eh. Cioè, eh, hai temuto, eh? sentito su hai sentito sudore. No? Tu non hai idea di hai quanto. Tu non hai idea di quanto. No, perché voglio vedere JoJo sfidarsela alla pari con qualcuno. Madonna mia, oh, io ho paura. Io ho paura di, di, di come può andare. Voglio vedere parte. JoJo contro Dan Dan. Vai. Vabbè, cazzo. Porca troia. Cazzo. <ride> non riesco solo a dire cazzo. Mamma mia. Qui si lavora di spade. Qui si lavora di spade. Qui si lavora di spade. E... Allora è vero che se guardassimo proprio lo Smazza Smazza Bleach probabilmente molto più Smazza smazza di Vagabond, ma i combattimenti di Vagabond, dal punto di vista artistico, sono forse i migliori combattimenti di sempre nella storia del manga. Di sempre, artisticamente, il miglior Inoue. Più di, più di slam dunk, più di qualsiasi altra sì, sua eh, opera. Iato eh, dice una cosa sacrosanta, sono imparagonabili. Sono imparagonabili, sono imparagonabili, non si sono possono imparagonabili. paragonare, imparagonabili. io mi dispiace, mi dispiace, ma proprio per il livello artistico dei combattimenti, voto Vagabond. Pur eh, veramente... Io voto. Io voto... Voti... Non, non so che cazzo votare, onestamente. <ride> Non e so di... veramente che cazzo votare perché io seguo Blitz dal 2004. Avevo sei anni. Sei anni, sei anni. Però Vagabond è troppo bello. Poi Cazzarola è una delle storie più avvincenti a livello proprio umano che siano mai esistite realmente in Giappone. La rivalità fra due uomini, il loro percorso. Certo, molto romanzato eh, per carità, perché alla fin fine, voglio dire, se volessimo davvero narrare solo la storia di Musashimi Yamato e di Sasaki Kojiro ci metteremo quattro volumi forse, però è questa la forza Quindi... di Vagamon, Bleach, che Voto Voto Bleach me. Per, mandarlo, per mandarlo al ballottaggio. Ecco, secondo me vincerà Bleach allora 3-2-1, ragazzi. Votate Alberto ha già votato, mi sa. Oh, solo alberto ha votato bleach la vev 1 a 1 vagabond Vagabond 3 a 1 per Vagabond ragazzi la è veve, giustissimo, da solissimo in questo momento solo a controllare è giusto così ma poi no, vediamo vediamo giusto così non è ancora finita la votazione no no um, cioè non è che c'è molto da dire certo. Eh, mi sa che forse c'è ragione. Te è finita così, ma va benissimo: figurati: Vagabond. Vagabond. Sì. Guarda, diamo giusto 10 secondi finali, giusto per ma veramente solo perché non voglio mettere. Ma arrivato ha un altro voto per Vagabond. 5 okay, a 1 per Vagabond. Che è andato Vagabond. va, va più che bene così. Siamo quasi sgoccioli, eh? gli sgoccioli. più degli spettri e non ragami. Eh, parliamone. <ride> Guarda, sarò sincero, per me Noragami ha uno dei migliori sistemi di gestione di power-up e armi nella storia dei manga. Quindi per me è Noragami a mani basse, oltre al fatto che è uno dei miei manga preferiti, di quelli in corso. Anzi. Va bene, dai, vado, vado in fiducia con te di qualche Noragami, vai. Poi vabbè, eh, lo amo a prescindere. Ah, ok. Ah. Allora, siccome è uno dei manga che maggiormente aborro, pur non essendo appassionato nemmeno dell'altro, io voto Gintama. Tu aborri uh, Soul Eater, e io invece... Michele, se ti dico che io veramente schifo come poche cose Gintama? <ride> dico davvero <ride> Vabbè, allora, schifo, schifo no, però sul ITER proprio non è piaciuto. Io ho, due, io ho tre manga che non mi sono proprio, che proprio dico, non sono proprio riuscito a farmene piacere, che sono solo ITER, tra quelli celebri, solo ITER, ok, solo ITER. Um, Black Butler, ok, quello che capire, e Jujutsu Kaisen, eh, vabbè, lì sei scema non è <ride> Quindi ci siamo. Quindi andiamo a voto. Sì, vedo già il primo voto per Soul Eater, Eater 1-0. Soul Hitler <ride> non si può dire, ragazzi. Soul... No, no, mi disso... io... Torno a dirlo dopo non so neanche quanto tempo, ragazzi. Io, mi disso... mi dissocio. no, ma è stato, è stato un mio refuso. Scusate, avete ragione, mi dissocio anch'io, ovviamente. però nel, nel dirlo mi è scappato. Uh, gol segnato Dumfries 1-0-Inter. Che c'è, Gigio? Soul Eater. 6 passato su Iter direi di sì. Direi di sì. Giustizia, giustizia, penultimo caputtana. Se dobbiamo considerare le mazzate. Sì. Se dobbiamo considerare il manga. Eh. C'è anche qua a caporetto. Lascio parlare prima te. te, eh, raga. Io amo la ciclo arturiano come poche cose però non lo so no Gigio. ti prego parla prima tu io, dammi, dammi voto, il tratto, io voto il tratto graffiante dell'immortale, di Samura Chris è indeciso. No, sono veramente in sono indeciso per davvero. Eh. Dai, voto anch'io. L'immortale è eh. troppo su. Più che altro perché allora, se devo. Il, il discorso è questo: se li devo mettere a paragone come ammazzate se la battono, quindi voto quello che obiettivamente è il manga migliore, quindi l'Immortale. L'Immortale. Ultimo. Tutto Ritman Reborn o Alice in Borderland? Vabbè, io qui... non ho grandi dubbi. Tutto al Reborn. Io voto Alice in Borderland solo perché non mi piace per niente Reborn. <ride> ok. Ci siamo ragazzi, si va a votare l'ultimo partecipante dei 16, degli ottavi, degli ottavi di finale. Tutoritman Reborn versus Alice in Borderland. Reborn 1-0. Alice è droppato subito, quindi cosa vo vo Dici il voto. Reborn 1-0 sempre. Alice 1-1. Questa, questa la vedo che se la giocano, eh? Sì, sì. Io non riuscirò mai ad accettare Reborn, sinceramente. Reborn 2-1. Non, non, non critico, non, non, cioè non è per dire come altre cose, tipo, vi piace Sakamoto Days? Vi dico, boh, raga, ma perché leggete manga? Reborn allora, lo capisco, siamo... cioè, capisco perché possa Davanti piacere. Se ci vuole countdown. Siamo a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, uh, 2, 2, 2, 1, 0. Monetina. Monetina. Eh, monetina. Mettimi di nuovo grande. Allora facciamo testa... Testa, testa reborn croce, esatto, croce testa reborn. vai lancia di nuovo scusami ma facciamo una cosa ma perché non lo apro da, 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 da web da qua ah, okay. io no. non, non, devo imparare, non devo impazzire aspetta un attimo che qua il, il, il lancio lo fa automaticamente però cioè, voglio che sia voluto il lancio, si vede? Sì, si vede 3 2 1 Vai, Reborn, Reborn dai, basta. 16esimi. Roranikenshi contro Aspetta, Non si vede, non si vede, non si vede. Ah, sì, devo... scusami, hai ragione. Devo, devo cambiare. Oh, adesso contro si comincia a fare sul serio, ragazzi. Si comincia a fare sul serio. This is really Mortal Kombat. Io, continuo, io continuo sulla mia riga di prima. Se penso al divertimento che ho provato, continuo a votare Gans. E io invece voto Kenshin. Perché... Ok, ok. Immaginavo, immaginavo, immaginavo. Non ho molto da dire sul motivo. Immaginavo. Vediamo chi va ai quarti di finale. Tra il pubblico, votate Kenshin 1-0. Kenshin 2-0. Kenshin. 3 a 0 Kenshin. 4 Kenshin. a 0 ok io direi che possiamo anche andare avanti eh, diciamo di sì vai 4 a 0 vai, eh, già. Oh, <ride> l'attacco dei giganti o dragon ah no dan da dan o dragon die ops aspetta questa... io qui voto per uh, dragon die anche io, ma sul serio, non è solo no. Da una altissima testa, altissima veramente, altissima giustizia. Vabbè, cioè, ragazzi, sono più facili questi. sì è vero. Prima ha passato il turno solo per il discorso del provo però, qua, vabbè, veramente, veramente. io qui voterò chi Io qui voterò chi giù? Ah. eccoci eccoci qua eccoci, è un eccoci. po più complicato andiamo un attimo questo questo è il più difficile di tutti secondo me qua 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 Rurur. La... Allora, a, me, a me aveva allora, se guardo al lato action, probabilmente voterei Shaman King. Però devo dire che i combattimenti dell'immortale mi hanno veramente affascinato a tal punto che io non riesco a non votare l'immortale. Io voto l'immortale, eh... no, voto Shaman King ai voti ragazzi qualcuno ci ha votato intanto c'è l'Immortale 1-0 ragazzi votate tra l'Immortale Shaman King mandare ai quarti di finale ricordiamo che per il momento sono passati Rocky Joe, Dragon Dai e uh, il primo cos'era Kenshin sì bene, una bella sfida Immortale Kenshin quindi l'Immortale 2-0 Mi sembra di capire che Ferrarista abbia votato l'Immortale. Mi pare di sì. Così quindi siamo a 2-0 per l'immortale. 2 1. Alberto si lancia nel tentativo di salvare Shaman King. Albrexile. Eh, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'immortale? Passa l'immortale. Non ho realmente capito, Gigi, l'immortale. Passa l'immortale. Ok. Uh, eh, vabbè, qua, purtroppo... E, troppo diversi. Vagabond, direi. Troppo raccordo. estremamente diverso. Devo pensare un secondo. Io voto Vagabond, lo dico. Tu voti Vagabond. Vorrei un attimo il parere del pubblico, ragazzi. Vorrei un attimo il parere del pubblico, poi decido. Vorrei. Chiedo l'aiuto a casa. Aspetta, aspetta. Pronto? Sì, signori nue, <ride> che cretino mm che credito eh, eh sì sì mi ricordo l'altra sera no ma l'altra sera è stato bellissimo sì 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 no, no. abbiamo, abbiamo no. mangiato abbiamo bevuto ma sì sì, sì, sì ma sì, hai visto quella che era seduta lì all'angolo è eh? carina eh sì sì sì, sì, sì. ma ascolta vagamo. voto anch'io vagabond con bike in shishida per votare vagabond eh. Bella sfida immortale Kenshin e Vagabond. Lo porca, puttana. Che... porca puttana, oh. porca puttana, porca sì, puttana. Ma voglio dirti che sono fuori sia Dragon Ball che One Piece che Naruto. Eh, dopo le sfide... Ma per me Naruto può finire là, tipo il sacchetto nell'angolino lì legato al filo, nulla Davilmen e Blood, uh... no, raga. Non si può scegliere sul serio. Non allora, si può io, io, io. Amo Kamimura e lo sapete tutti quanti. Però secondo me se parliamo di combattimenti, eh, però anche se parliamo di combattimenti eh. sono. Anche... Beh, Gigio. Quella era veramente una spada di Atto ne vogliamo parlare. No, dico David Man. Mi hai complicato la vita e tu non hai veramente. <ride> <ride> hey, Albrecht ha detto una cosa sacrosanta: senza Devilman non esisterebbe Berserk, senza le Disney Blood non esisterebbe Tarantino proprio. <ride> no, ha ragione, ha ragionato. Certo, certo, certo. certo, se non esistesse Devilman, non esisterebbe Berserk e quindi non esisterebbe un sacco della cultura manga, non esisterebbe Resource, letteralmente, perché, ragà, cioè... Parliamoci chiaro, uh, Bloodborne è Berserk, è letteralmente Berserk. Sì, ma senza e Devilman, non, es senza, senza senza Devilman certo. non esisterebbe la Meloni, eh. Non esisterebbe Evangelion senza Devilman. Non anche la Evangelion. Meloni, anche la Meloni, il malvagio. Eh, puoi dirlo che la vuoi, non è un problema, eh. no? Assolutamente no. Pare puoi fare come hai detto prima, con te. Non mi vergogna dire completamente distante, ma non, non hai neanche idea di quanto, <ride> no? Comunque, ragà, appunto... io, io non mi vergogno a dire che non vi dirò mai cosa voto, David. Mennos, no, no più blu... che altro il discorso, ripeto, è questo: cioè, il me amante del cinema dice, eh ma appunto, la Disney Blood ha letteralmente forgiato Tarantino, in un genere di cinema. D'altro canto, Devilman ha ispirato tanta di quella cultura pop, appunto. Cioè, Evangelion e Devilman da un certo punto di vista. Cioè, il finale, Evangelion cita Devilman e a sua volta Devilman credevi di Yuasa aveva citato Evangelion nel modo in cui aveva citato Devilman. Poi, appunto, i souls che amano la follia sono un continuo rimando a, a... a... a Berserk e di conseguenza però stiamo sempre Devil. parlando di combattimenti se dobbiamo prendere i soli combattimenti anche lì è tosta davvero quindi guarda eh, posso sì. faccio questo testa, devilman, croce ladies no glad passa devilman basta finita Parla sempre, passa sempre testa non lo so eh, tre volte su tre prima è uscito. croce quando? Eh, quando avevo fatto il lancio di prova prima. Ah, il lancio di prova. E eh, vabbè eh, qua... Compagno, vabbè, dai, 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 tutto dai, 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 dai. Urca. Ah! Urca. Ah! Io sai cosa farei? Mandiamo Io al manderei direttamente al pubblico. sì, sì sono d'accordo. Sono d'accordo. Direttamente al pubblico, ragazzi. Pubblico, votate tra Ciao, Ken ragazzi, votate. e Kingdom per i combattimenti quale manga mandereste avanti. Ken. 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 No, no è Yato che stava ribadendo il... 2-0 per Ken? 2 a 0 per Ken. Ken. soffrendo, dice Albrecht. Ti ha, non colpito, posso dare... ti ha colpito col suo i sette Kingdom, probabilmente anni fa avrei votato Ken, ma, non, ma ora Kingdom. Vedi che però alla fine Kingdom sta piacendo. Bravi ma ragazzi, è bravi, Un grandissimo ragazzi. manga. Va bene, dai ragazzi, ha vinto Ken. Andiamo avanti, Ken. Tra l'altro, Gigio, poi io mi sono accorto di una cosa. Oltre i due manga che ti avevo detto, che non abbiamo messo, sai cos'altro non abbiamo messo? Eh. Golden Kamuy Eh, sì, beh, considerato che abbiamo messo manga come Dead Note, Le Province e andavamo a mettere anche Golden Kamuy Sì, sì alcune cose. Modo. Magari in futuro, quando lo rifaremo, aggiusteremo. Ah, un sì, po'. ma poi faremo i manga più potremmo mettere sei. fare in futuro il miglior manga di Shonen Jump che ne pensi? sì Ken quindi? andiamo avanti Ken se dobbiamo parlare di mazzate io voto Sailor Moon però sei stronzo Giuse dai chat Kaisen. aiutatemi aiutatemi Vi prego chat votate tra sei dai Moon ragazzi ve lo chiede letteralmente Megumi. Megumi ve lo chiede 0, letteralmente a Megumi a 0 per Giusu Kaisen, ma io credo in Sailor Moon dai raga 2 a 0 3 a 0 va bene grandissimo doppio zero infinito 4 a 1 5 a 1 5. Dai, va bene va bene, bene Giusu Kaisen, va bene Giusu Kaizen vado Naruto Claymore ma tutta la vita ragazzi votate tra Naruto e Claymore votate 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 Claymore. ma tutta la vita Claymore Naruto 1 0 un... Claymore è un manga Naruto è un pasticcio ma non dire stupidate Claymore Naruto 2 2 Claymore 2 a 2 Naruto, Naruto, manca Alberto che di solito vota Naruto 3 2 Eh sì, che devi votare il manga. No, devi votare i combattimenti. Ah, no, no, okay, 4, 4 a 2 per Naruto. Naruto ucciderà il tuo Jujutsu Kaisen. Non ci, non ci dovete neanche provare. Va bene, passa il turno Naruto. Cazzo. Vabbè. Va bene. Dai, dai, dai. dai, ball, direi. dai, dai. Non no. fa mai credere credere queste cose qui. Vado, bravo. Ma sì. Porca, Porca troia. troia! Porca troia! Porca troia! Ai, 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 Giojo, ai, ragazzi, ai, no, ai, non è ai, 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 da dire, ai, 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 No, mazzate, no allora scusami, dire. le mazzate, ai, 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 di. di... Eliminare un mostro sacro qui. Ok, eh? ma stiamo considerando le mazzate. Se il metro di giudizio sono le mazzate, le mazzate di Giorgio sono fra le migliori mai concepite. Quindi direi Giorgio. Io ho come presentimento che se Giorgio passa questo turno, Giorgio possa andare anche a vincere. Sono... Ma vedo anche che la chat sta già esprimendo il suo parere, Giorgio. Io direi Giorgio. Va bene, Giorgio. No, io qui siamo, non ci penso. E io non ragami. Ma ragazzi dovete votare. Dovete votare quindi passare. Cioè non tra i primi otto. Ma votate, ragazzi. Certo, Noragami ragami tra i primi otto. Noragami ragami. ragami, bravi, ragazzi, bravi. Questa è la vendetta per Attack on Titan. Questa è la vendetta per attacco on Titan <ride> per Shingekino no Kyojin. Eh, vabbè, ragazzi, le Ci tocca, sono fenomenali, sinceramente. Va bene, passa il turno non vedendo tine, chi è tine, passato, verrà curato al prossimo turno. Non Sarà la be... squadra materasso del prossimo... va bene. Eh, vabbè, vai, vai. ti amo alla follia, però... Dai, 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 dai. Ma Dragon Ball? È già... già passato. Sì, ah, sì, è, stato, è stato uno di quelli a, a io, Qui per i motivi detti. Prima, non ci penso due volte. Dicono il di Roto. Eh, sono dello stesso parere. Per quanto io amo Soliter. Però roto è roto, cioè. rotto è rotto. <ride> Vabbè, qua erano i due cuscinetti che si i due cuscinetti Beh, che si, scontano, ma sì, sì, vero. sì, 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 sì. Uh, no, dai, dico tutto ritmo a Reborn. Eh, io per cedo cioè, a te il totale controllo, quindi non avanti purtroppo Reborn continua a dire che non mi piace. Ah, siamo agli ottavi, eh ragazzi, Ka siamo e gli poi, gli tzio. Tzio. E poi Siamo agli ottavi, ragazzi e poi so mm. ok allora io dico che artisticamente parlando non c'è paragone su questo però contatto. i combattimenti Ma staticamente in... parlando i combattimenti e tutte le evoluzioni che ci sono state eccetera eccetera io qui dico Dragon Ball io dico vagabond si va al voto, ragazzi, eliminiamo il primo mostro sacro. Votate. Allora abbiamo a ah, un Vagabond, 1 a 1, quindi. In che senso? 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, e Dragon Ball passa il turno, 5 a 1. 4 a 1 perché Alberto l'avevo già contato 4 a 1 Dragon Ball eh. Dragon Ball va in semifinale? No, ai quarti No Questi eh... sono gli ottavi, Gigi Ai ottavi, sì, sì, sì No, raga. No, Il mio voto lo sai Raga, votate voi Ma dai, ma ora mi andare i quarti di finale No, ragami Perché no? Butter. Io lo voto veramente, ma non è. Io sono serio. Fate i poll, eh, ragazzi, li sappiamo contare i voti in chat, eh? Zircone, non... Cioè, non siete così tanti da non essere contabili, cioè moragami. veramente un uragano. Assolutamente sì, ma voi siete dei folli. Voi siete intelligenti, io direi. In oh, modo. bravo Alberto, 2 a 1. 2 -1. Ah perché in poll sono anonimi Ah e vabbè non vi giudichiamo ragazzi. No, raga ma Alla fine io e Gigi ci stiamo scannando Su certe cose ma Però portano un C'è gente timida che non vota Anche questo è vero eh, per carità Però fare i poll ogni volta è Diventiamo una... matti se facciamo sì, il poll Sì veramente dai Poi non so neanche come si fa eh io lo so però cioè, mi esplode il pc se devo gestire streamyard, gestire il coso devo gestire pure twitch quindi passa il turno non Ragami, ragami. ragami. inspiegabile le mazzate cazzo Eh, qua... qua è tosta davvero. Qua è veramente tosta perché sono due manga clamorosi e un livello di mazzate clamoroso anche. Okay. Io okay. il Rocky Joe non è che sia poi così clamoroso a livello di mazzate, Ma stai scherzando? Ok, è stata una bella serata, Dio, dice Albrecht. Uh, io eh. io voto ancora Devilman. Eh, io ti seguo perché per quanto abbia appunto appena detto, c'è cioè, cioè, poco da dire comunque, eh, riconosco banalmente anche. Devilman. Cioè è proprio artisticamente clamoroso e E eh, non riesco, non riesco a staccarmi. Zio Fa. Zio Fa. Cioè, come fai a eliminare? Cioè, come qua è a chiedere? Vuoi più bene la vita? Eh, tu hai fa... fatto passare Noragami e devi eliminare uno di questi due qua. Cioè, lo devo scegliere io? No, scegliamo insieme, però dico. Ah. Tu hai voluto far passare Noragami. Cosa voti? Berserk. Malincuore, però. E eh, anche io, Berserk. Malincuorissimo, ma a questo punto qui devo smettere di pensare a malincuore. Oh io voto tutto Ritman Reborn tu sei stronzo, tu non voti tutto Ritman Reborn dai ragazzi, dai facciamolo votate ragazzi, facciamolo. o tutto Ritman Reborn facciamolo plebiscito è giusto passare sempre dal pubblico plebiscito Passa il turno Jujutsu Kaisen. Ah, però beh, fermati, 3 a 2. No, io vedo un 4 a 2. No. Zircone, Ah, Yato, Zircone deve sopra, Zircone. È sopra. Sì, sì, Zircone è sopra. No, ho visto quello sopra. 4 a 2. E eh, malincuorissimo, però effettivamente le bizzarre avventure di Jojo... Non può non passare il turno contro Dragon Dai. Qua, cioè qua sono io che sto pugnalando la mia infanzia. Scusa, Dragon Quest. Cioè, ci sono solo due manga che possono battere JoJo. Sono d'accordo. E uno. Io qui voto Naruto. Io voto Ken. Ragazzi, dovete votare voi. Vi prego, ragazzi. Torniamo a voi. Torniamo a voi. voi. L'ultima vendetta. L'ultima vendetta. Uno 1 a 1 Ken 3 a 2 per Ken Io 3, 3 a 2, 2, 2 per Ken. Ken per intanto è 3 a 2 per Ken 4, 4 2 a 2 me. per Ken 4 a 3 4, 4, 4 a 4 pari. dai regà votate 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 testa croce. croce vai testa ken e croce naruto sei d'accordo è in ordine sì cioè alla fine è sempre sinistra alla fine testa croce quindi sinistra destra vado vai lo vedi

eh, eh, eh. Io, ah. io voto Full Metal Alchemist. eh anche io. Cioè, anche, cioè, qua sto di nuovo pugnalando la mia infanzia, però. Eh, ma a questo punto, a parte Noragami, non ce ne sono più di squadre di, di, di materasso. Noragami non è un materasso. Porca puttana! Eh, praticamente, praticamente, <ride> padre, è praticamente padre e figlio ai quarti di finale. Questa è una fine anticipata, ragazzi. Io... Dico Berserk. Io dico Devilman. Dici Devilman contro Berserk? Si sì. Vabbè, andiamo al voto allora, ragazzi. Non... Voto. Abbiamo 2-0, a 2-1. Devilman, Devilman, Berserk. Ragazzi, 2-2. Golo ferrarista. Dai, qualcuno che vota ancora per decretare devil 3 a 2, 3 a 3. 4-3. 4-3 per Devilman che potrebbe andare in semifinale. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Devilman. Turno Devilman. Incredibile eliminazione per Berserk. Io non ho dubbi. Io siccome fare... sono stronzo. E mi voglio vendicare per l'attacco dei giganti, così, giusto, giusto, per far, giusto per far votare il pubblico. Jujutsu Kaisen. Ma dai, cioè, se, allora se vince Jujutsu Kaisen contro Dragon Ball, chiudo la live. No raga, lo sto facendo puramente apposta e eh. non ho davvero speranze, ma fatto, lo sto letteralmente facendo apposta. Dragon Ball 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. Fermi tutti, perché allora, Jujutsu Kaisen 5. ne ha due. a 2 U e eh, vabbè due, dai, dai, due. dai. Sì, dai. vabbè raga. Ripeto, non avevo reali speranze, però l'ho voluto fare apposta. Te ne vai o oh no? Te ne vai, stiodo. Sì, oh no. È che qua è padre contro figlio di nuovo. Beh, sì, però se posso dir la mia, fino adesso Giorgio Gio 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 sta avendo un calendario semplicissimo. Sì, è vero. Eh? Cioè, non ha non ha avuto... se paragonare alle mazzate? Eh. Beh, dopo cosa c'è rimasto praticamente, ragazzi? Vagabond contro No, Vagabond è stato eliminato. Eh? Noragami contro non mi ricordo. Noragami Full Metal, Metal Alchemist. Archemist. Vabbè, io qui dico Giorgio e io qui pure. Full Metal Alchemist. Noragami. Votate ragazzi. Noragami contro Full Metal Alchemist per andare in semifinale. 1-0 per Full Metal, 2-0 per Full Metal. 2-1. 3 a 1 4 a 1 5 a 1. 5 a 2. 5 a 3. 5 a 4 Io ve lo faccio un'ora. Io quattro vedo quattro non lo faccio un'ora. 1, 2, 3, 4, 5 per Fulmetal Alchemist. 5 a 4. 10 9 8 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fermati un attimo prima di cliccare. Quindi abbiamo in semifinale Full Metal Alchemist, Le bizzarre avventure di JoJo, Dragon, Dragon Ball, Ball e Devilman. E Devilman, ah. vado, vai. Okay. Semifinali. Dragon Ball Full Metal Alchemist. E io so già quale sarà la finale, ragazzi. Quella che mi aspettavo. Quella che mi aspettavo. Mandiamo il voto del pubblico? Mandiamo il voto del pubblico. Il voto del pubblico si è già espresso, guarda, non serve neanche aspettarlo. Vai. Voto del pubblico. Andate. Giorgio. Eh, Giorgio. allora visto, visto che hai fatto votare il pubblico di là, io farei votare il pubblico anche di qua. Ok, 1 a 1. 2 a 1 per David. 3 a 1 per David. 4 a 1 per David. 4 a 2 4 a 3. Ragazzi, che tirate. Eh, comunque che pubblico abbastanza indeciso, eh? Eh sì. Qui parto dal 20, faccio 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1 e ragazzi passa Devilman Devilman contro Dragon Ball <ride> allora c'era una sola chance per battere Dragon Ball vederlo contro Giorgio ed era Giorgio. Giorgio secondo me però prima di eh, vediamo un attimo cosa dice intanto il pubblico perché comunque Devilman ha preso tanti voti eh. mm -hmm. Finalissima Dragon Ball contro Devilman Vedi? Devilman, Devilman, Dragon Ball Dragon, Dragon Ball, Ball, 2 a 2 3 a 2 per Dragon Ball 3 a... 4 a 2 per Dragon Ball Tanto tu, Crisco cosa avresti scelto? Giorgio <ride> eh... Ho raggiunto il suo suolo nel frattempo, eh eh, lo so, porca troia. Stronzi, sempre contro di noi ci devono svegliare. Io voto Devilman. Io avrei votato Dragon Ball perché sono come l'Alberto. L'unico che mi avrebbe fatto avere dei dubbi era JoJo. Però vedo che... Beh, stanno volando pochi in realtà. Però 4-2, a 4-5-2. 5-2. 4, 4, allora, rullo di tamburi. Squillino le trombe. Ciao, Gerla. Squill... Allora, facciamo una cosa. Fermi tutti, fermi tutti. È arrivato il Gerla. È arrivato Dai, il Gerla. Allora, facciamo una cosa, Gigio. Dovrebbe... Non dovrebbe essere così difficile. Almeno per questo, proviamo a fare la poll. Dai, fai la poll. Ci provo, dai. Abbiate un attimo di pazienza, ragazzi, eh. No, più che altro perché era arrivato il Gerla e secondo me il, gerla, il voto del Gerla valeva 15. Un attimo. Allora. Non sto capendo come si dovrebbe fare, non mi prendo questa responsabilità. Tanto io vado su Twitch che così vedo se stai facendo giusto. No, non sto facendo niente per il momento. Scusate, poi ho un audio che dovrò ascoltare. Impostazione: certo. no, non è quello che devo. apre il menu della configurazione per avviare un sondaggio eh? come apro il menu di configurazione ma perché hanno tolto i comandi, i, i comandi chat ma, 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 che, ma che scemenza è quindi sto pull Eh, ci sto provando Gigio, ma non Un attimo, eh? Ragazzi, ripeto, abbiate un attimo di pazienza, per favore. Tanto sembra che l'Inter abbia srabbecchiato qualcosa, eh? In che senso? Eh, no. In che senso, Gigi, che vuol dire? No, no, niente, niente, niente. Io, comunque, sinceramente, preferisco che prima o poi una partita la pareggino, così calano. Calano di, di testa e capiscono di essere umani anche loro e sanno che si devono impegnare continuamente. Da interista la, la penso così. Non vedo il pool. No, raga, non ci sto riuscendo. Ma perché mi sta laggando troppo? È il computer che non ce la fa. Scusatemi. Purtroppo ho un computer dell'anteguerra. Diate pazienza. Cazzo, il gol del sassuolo. Gol del sassuolo. Tu ho uno, Berardi. Figlio di troppo. Sempre dentro di noi, sempre dentro di noi, sempre dentro di noi. Sì, raga, rivotate qua. Per... Dai, allora vediamo se Non siamo riusciti. via, rivotiamo 3, 2, 1 Dragobolo Devilman eh vedo un po di voti che fanno capire la direzione allora 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1 4 a 1, 4 a 2 5 a 2, 6 a 2 e c'è un po' poco da fare ragazzi vince, vince. ruolo di tamburi Akira Toriyama from 1986 Dragon Ball Condividi i tuoi risultati con chi? Con voi? Condividiamo con voi? Condividiamo con voi. Facciamo una cosa, Chris. dimmi Fai un po' un gioca di nuovo. Ok. Vado a tuono. Vado a tuono. Okay. Tu clicchi. Aspetta. Uno a tuono. Ok. Faccio io a tuono. Dra okay. Naruto. Okay. Naruto. Naruto. Va bene. A un po? Zampo, quindi... In che senso oh. rizzam un po? Sailor Moon. Full metal. Fairy Tail. Kingdom. Attacco dei giganti. Bleach. Gundam. Fireforce. Mi di nuovo eliminato al primo turno. <ride> Berserk. Bozok. Bozok. Vabbè dai, Soul Eater, anche se a me non è piaciuto però combattimenti effettivamente. Però chi gioca? Viene. immortale Noritaka Ken Claymore Ushetora Mob Psycho Akira e cambiano già però eh, rispetto a prima È tanti vero. che Jojo. a ah, cazzo uh, lady Snowblood. blood dragon ball vagabond quel pizzo quel pizzo Cazzo, wow, wow, this... <ride> la sofferenza. I cagliari do Zodiaco. Ma era accademia. Non vedo Ah, mi sveglia. Ok, censo men. Direi dai. di nuovo uguale a prima! Ah, uh... uguale a prima! Non scherzo, Jujutsu Kaisen. Gans, Villa Saga giusto perché non è passato prima. Naruto, Full Metal Alchemist, Rocky Joe, mi frizza in una maniera incredibile. Ma... No, ma è colpa mia, Berserk, Vagabond. In tre minuti concludiamo il torneo. Kingdom. Quello faccio anch'io. Uh, One Piece. Oh, cazzo. Claymore. Jojo. Ladies No Blood. Attacco dei giganti. Dragon Ball. Usce Villan Villain Saga. Uh, Devilman. I cavalieri, del I cavalieri dello zodiaco, ah, sono i cavalieri del Cavalieri dello zodiaco ancora. Uh, Berserk, meno male, One Piece. Ma, ma veramente? Sì, voglio rovinarmi. Voglio rovinarmi la mia poca dignità che ho. <ride> Sì, guarda, l'hai già fatto con, i, con eh, Gigi e dei Cugini di Campagna. Dragon Ball. Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Uh, Kingdom. Jojo. Ushetora. Mi sono rimasti. Man. Oh cazzo! Ti prego, ti prego. Eh, però è molto innovativo. È stato anche cagliere Cagliari da Zodir. Qua. Non dimentichiamoci Clot. Ne hanno invitate tante anche lì. Eh. Però dico Giorgio, dai. Dragon Ball, Bercer. O oh, eh. semifinalona. Dico Giorgio Dico Berserk e dico Dico Berserk Ci sta, ci sta, ci sta. Sì. Ci sta. Vediamo qual è la classifica, cioè come, come siamo messi a livello di punti. Dragon Ball è l'unico che ha vinto due volte finora, a quanto pare. Nel frattempo qualcuno ha giocato e ha vinto un... ne ha vinto una volta a gli Spettri Ha vinto anche Ken, ha vinto Rocky Joe nel frattempo. Un po' di gente ha giocato. Ha vinto anche ragami. Sì, sì, a quanto pare ha vinto anche ragami. E eh, l'avrei fatto te allora? No. Io ho detto quando l'ho fatto, ho detto anche cosa ha vinto. Va bene, ragazzi, dai, abbiamo giocato, dai. ci siamo divertiti, è stato bello. Grazie, Cristiano, per il tuo contributo e tecnico. Io e... sono niente. più che contento, lo sai. Sì, no, dai, è stata comunque una Dici serata. È diversa anche perché con Cristiano vince Giorgio. Assolutamente sì. Esatto, esatto io avrei esatto. votato 100 volte Giorgio. Va bene ragazzi, vi auguro a tutti quanti una splendida serata. Rinnovo i saluti a Cristiano e lanciamo la nostra sigla e mi raccomando, sì. continuate a seguirci sul canale di Anime Click. Ciao ragazzi, ciao. buona serata a tutti. Ciao ciao.